Dickin' Bows Hot Dogs sarà sicuramente un grande successo in città. Ha detto Dickin' Bows, cazzo e palle! I proprietari hanno previsto diversi tipi di giostre, giochi e, oltretutto, ogni hot dog servito in questa nuovissima attività è arricchito da questa simpatica faccina sorridente disegnata con il ketchup. Kenny! Kenny! Forse tu non ci crederai, ma mi sono appena licenziato. Sì, avevo un lavoro, ma mi sono stufato. Ero stanco di essere sfruttato da un capo merdoso. Ho avuto un'idea. Kenny, noi apriremo un ristorante. Sai che casa mia è un hot dog? È un riferimento per tante persone. È già attrezzato, quindi potremmo partire subito. Con una piccola ristrutturazione sarebbe a posto e potremmo aggiungerci cose per i bambini, come giostre e dei giochi. Un posto che la gente di tutto il Colorado verrebbe a vedere. E noi saremmo i proprietari e avremo gli hot dog gratis. Non sei stanco di vivere così? Ci serve un investitore e il nostro sogno diventerà vero. E io conosco qualcuno con un conto in banca e stipendi regolari. No, grazie, no! Non vuoi investire in qualche cosa di importante? Ecco perché siamo in banca per questa fantastica offerta! Quello che possiamo fare è creare una linea di credito per una società che le restituisca non solo l'investimento, ma anche il capitale della società. Io voglio fare gelataio, non mi interessano gli hot dog! No, tu lavora pure in gelateria. Noi pensiamo agli hot dog. Tu ci dai i soldi come investitore. Sì, ma sono i miei soldini, ho lavorato per averli. Battersi in realtà, tu sei fortunato, i soldi li hai. Ma guarda Kenny, immagini quello che prova. Guarda i ragazzi bianchi e ricchi come te che guadagnano mentre lui sguazza nel lerciume della sua casetta. Kenny merita la possibilità di lavorare come te, se non di più. Per favore, dagli una possibilità. E se io vi do solo una piccola parte del mio stipendio? Ti ripagheremo appena avremo guadagnato il primo dollaro, hai la mia parola. Oh, ok. Sì! Ragazzi, entriamo nel mondo della ristorazione! Sono davanti a un'icona del Colorado, il vecchio hot dog di Coney Island, che i proprietari intendono riaprire molto presto. Il chiosco sta subendo importanti lavori di ristrutturazione e il nuovo nome è appena stato reso noto. Dickin' Bows Hot Dogs sarà sicuramente un grande successo in città. Ha detto Dickin' Bows, cazzo e palle! I proprietari hanno previsto diversi tipi di giostre, giochi e, oltretutto, ogni hot dog servito in questa nuovissima attività è arricchito da questa simpatica faccina sorridente disegnata con il ketchup. I lavori di ristrutturazione dovrebbero terminare veramente a breve e i nuovi proprietari invitano tutti quanti a venire subito per ricevere un panino con il sorriso. L'ha detto, non ci posso credere! Oh, Butters, abbiamo le proiezioni del bilancio del primo trimestre. Hai le proiezioni del trimestre? State scherzando, ragazzi, è così? No, stiamo ristrutturando e apriamo un locale che ci farà fare soldi a palate. Allora perché l'avete chiamato Dickin' Bows? Senti, tu sei l'investitore e noi invece siamo i creativi. Basta con la creatività, aprite quel locale così posso riavere indietro il denaro. Smettetela di cazzeggiare e di buttare i miei soldi. Ricorda, alla Dickin' Bows abbiamo le palle e non solo. E facciamo il culo alla concorrenza.